in queste giornate per stare a casa di fare ginnastica. Già, la bellezza della ginnastica. Accidenti. Oggi però vi vorrei parlare di un'altra bellezza, la bellezza delle parole. Ho cominciato una rubrica sulle parole desuete che ancora questa storia con la quarantena e questo coronavirus non era cominciata e vorrei oggi continuare a parlarne in maniera un pochino più approfondita, soprattutto di due parole che vengono utilizzate al momento spesso e spesso a sproposito. Pandemia e epidemia. Qual è la bellezza di queste parole? È come, da dove vengono, la loro etimologia? Se si capisce l'etimologia, davvero le parole si possono capire e poi usare nella maniera corretta. Demia, finiscono entrambe con demia, viene dalla parola greca demos, cioè il popolo, come democrazia, cioè il potere del popolo, il governo del popolo, e hanno un suffisso diverso. Uno è pan, che significa tutto, quindi si utilizza la parola pandemia quando è su tutto il popolo, la malattia di cui si sta parlando, epi invece significa sopra, significa sovrapporre, quindi viene sovrapposto sul popolo, però non è ancora tutto. Questa è la differenza tra le due parole. È sempre molto importante guardare, ascoltare, vedere le parole effettivamente da dove vengono per comprenderne non solo la bellezza, ma anche il preciso significato.